porta gli ospiti, li fa parlare, lui sta qui, ascolta. Bello, bravo Paoletto. Vi ricordo che quest'uomo era quello che venne sbattuto in prima pagina, drogato, alcolizzato, gli esami poi dimostrarono l'esatto contrario, ma si doveva chiedere scuse al mostro, e al mostro in questo paese, visto che l'hanno sbattuto in prima pagina, non si chiede mai, non si chiedono mai le scuse. Oggi ci ha portato due ospiti, Fabrizio Adornato, maresciallo dei Carabinieri, da 6 mesi non vede la figlia di 12 anni, una tragedia infinita. Pensi, Adornato, 34.000 sono i minori sottratti. Beh, lo sa chi meglio di voi, lo sa, ci mancherebbe. È un dato incredibile, e credo che sia un dato emerso, perché poi anche lì ci sarà un sommerso, credo, no? Un dato che non verrà mai interamente ufficializzato, perché poi ci sono i gangli delle istituzioni che tendono anche a nascondere, a retrocedere, a cancellare certi dati inquietanti. Con forza, perché Fabrizio Adornato potete incontrarlo sotto il Quirinale. Io tutti i giorni, dal 24 di maggio, tutti i giorni dalle 11 alle 19, parte la pausa pranzo. O per meglio dire, la pausa pranzo recentemente l'ho iniziata, perché io dal 24 di maggio per 33 giorni ho fatto lo sciopero della fame. Sono collassato 2 volte in piazza del Quirinale, sono stato portato all'ospedale, dopodiché l'ho interrotto perché ormai ero arrivato al limite. Avevo perso 10-12 kg più o meno. Dopodiché ho iniziato a mangiare, ma continuo a sostare sotto il Quirinale, senza nessun cartello, senza nessuno striscione, senza nessun segno evidente che io sia un manifestante. Cioè, se le persone passano possono prendermi per un turista che legge il giornale. Perché io, la mia è una protesta gandhiana, se così vogliamo definirla impropriamente, però io voglio che la mia protesta sia un po' come la goccia che fuora la roccia. Io sono lì, il presidente, ripeto, è il mio comandante, è il comandante dei magistrati. Non può evitare fare finta di niente. Io mi verrebbe da lanciare un sondaggio ai vostri ascoltatori, partendo dal presupposto che io sono lì tutti i giorni, dal 24 di maggio, e che tutti i giorni il personale dipendente alla sicurezza esterna del Presidente della Repubblica relaziona la mia presenza. E che fino ad ora nessuno del Quirinale si è fatto vivo. Il quesito che io lancio agli ascoltatori è questo: ma gli uffici della presidenza hanno avvisato il presidente che c'è un cittadino italiano sotto casa sua da 5 mesi che aspetta un cenno, un qualcosa, oppure non lo hanno avvisato? Se lo hanno avvisato, vuol dire che forse lui non ritiene opportuno intervenire, perché ritiene che io non sia degno di questo intervento. Io, come tanti altri padri separati, perché poi alla fine io sono solo la punta dell'iceberg. In fin dei conti, ogni giorno le separazioni sono in aumento e ogni giorno ci sono esseri umani gettati sul lastrico, sia a livello economico, ma a livello economico io voglio dire, in tutti questi anni, nonostante abbia fatto la fame, perché a me l'anno scorso hanno staccato la luce a casa per 1 mese e mezzo, ho vissuto 1 anno e mezzo con la caldaia rotta. Mi lavavo scaldando l'acqua sul fornello del gas. A 46 anni non è che si possa fare questa vita. Però ho sempre sopportato, perché avevo l'amore di mia figlia. Comunque vedevo mia figlia con grande difficoltà, lottando, perché la mia ex moglie ci ha sempre provato. Non la senti mai tua figlia? No, io la chiamo tutti i giorni. Tutti i giorni. Però lei non mi parla, mi parla monosillabi quando non mi insulta. Ma non è un problema, non è colpa sua. Cioè, è un bambino è un po' come un animale. Un cane, se lo si addestra e gli si dice mordi, il cane morde. Ma non è che morde perché vuole mordere, morde perché riceve degli ordini. E lo stesso discorso i bambini. Non hanno una volontà propria. Si orientano, sono come le bandiere, si orientano dove spira il vento. Quindi io non colpevolizzo mia figlia, ma sarei un cretino a farlo. Il vero responsabile, i veri responsabili sono altri. La mia ex moglie e la mia ex suocera. Ma nonostante questo io posso comprendere che esista il male. Perché il male esiste come esiste il bene. Sono le persone che sono deputate a impedire che queste situazioni... A dirimerle queste situazioni. Esatto, ma soprattutto a impedire che comunque vengano portate all'eccesso. Se anni fa chi doveva fare quello che doveva fare avesse impedito la mia ex moglie... Voglio dire, la mia ex moglie mi ha denunciato per pseudo rapimento della bambina, minacce, lesioni, aver ridotto in uno stato di indigenza il mio nucleo familiare. Sempre assolto, mi hanno sempre processato. Sempre assolto. Anche quando non c'erano le prove. Le racconto questo episodio. La mia ex suocera 2 anni fa mi ha denunciato per minacce e lesioni, presentando solo un certificato medico. Io sono stato processato, rinviato a giudizio, processato
e condannato per minacce e lesioni dal giudice di pace di Genova, senza prove e senza testimoni, solo sulla parola della mia ex suocera. Io questo nel mio blog l'ho scritto, come ai tempi dell'Inquisizione. Cioè, ma è possibile nel 2011? Io con la domanda che ho posto al procuratore capo della Repubblica di Genova, dottor Lalla, prima che andasse in pensione, conosco, e al dottor Scolastico, che è il nuovo procuratore capo della Repubblica di Genova. Io adesso esco dal vostro ufficio, perché mi hanno voluto conoscere, quindi ho avuto un colloquio di un paio d'ore con queste persone. Dico, io adesso esco da questo ufficio, vado al primo pronto soccorso che trovo. Ho una ferita, non ce l'ho, mi faccio refertare, mi danno 2 o 3 giorni di prognosi, perché in ospedale basta che uno va e dice mi fa male la mano, il dottore, per non saperne leggere né scrivere, ti dà 2 o 3 giorni di prognosi. Con quel certificato medico io vado al primo commissariato che trovo e sporgo denuncia nei suoi confronti dicendo che lei improvvisamente qua nel suo ufficio mi ha colpito. Secondo lei, dottore, a lei la processano solo sulla base della mia parola? E loro mi hanno risposto no. E allora perché voi no, io sì? Ma ammettiamo pure che anche voi veniate sottoposti a un procedimento penale. Secondo voi in tribunale, solo sulla mia parola contro la vostra e la presentazione di un certificato medico, voi verreste condannati? Loro mi hanno risposto candidamente no. E allora perché voi no e io sì? La parola della mia ex suocera vale più della mia? Perlomeno ai tempi del fascismo, qualche testimone se lo procuravano, falso, però se lo procuravano. In realtà queste persone, ma questi sono atti, non è che io mi invento qualcosa, questi sono atti pubblici, perché poi io oltretutto mi sono fatto le copie del rinvio a giudizio, e alla voce testimoni c'è scritto il nome e cognome della mia ex suocera, parte lesa, nome e cognome della mia ex suocera, lei è parte lesa, testimone, accusatrice, tutto. Secondo lei... Perché alla procura di Genova non sono simpatici i padri separati e i carabinieri, ecco, gli ho dato la risposta. E questa è la maledetta. Andiamo oltre, perché altrimenti non affrontiamo mai il problema, come si dice. Perché è una cosiddetta procura di sinistra? No, assolutamente. Io non entro nel merito del politico, perché sono militare, quindi non mi... il mio pensiero politico lo sta nel segreto dell'urna. No, questo è un dato di fatto, nel senso che comunque... Allora vado oltre. Sì. Il suo caso, pur comprendendone le ragioni umane, non può diventare un precedente, non può creare un precedente, perché verrebbe a smontarsi tutto un castello di poteri che esercita la magistratura, il Tribunale dei Minori, i servizi sociali sui minori? Mi verrebbe da dire, considerando che io è 5 mesi che sono sotto al Quirinale, ho denunciato tutti quei magistrati, sto lottando per mia figlia. E a livello mediatico, degli interni del 98 smontò la Criminal Pol perché stava lavorando anche sul traffico dei bambini. Degli interni si chiama Giorgio Napolitano. L'ho detto io, non l'ha detto lei, ci mancherebbe. Allora, ci fermiamo qui, però Fabrizio, le chiedo di rimanere. Rimani, sì. Pierpao, rimanete, perché allora vi devo dire una cosa importante. Intorno alle 9:05, sempre grazie a Pierpaolo Zaccai, è una notizia che noi abbiamo anticipato martedì scorso. C'è una novità che riguarderebbe la piccola Angela Celentano. Angela Celentano è la bambina scomparsa sul Monte Faito all'inizio degli anni 90, se non so, 93 o 94. Noi tra qualche alle 9:05 avremmo ospite la signora Vincenza Trentinella, che riguardo questa vicenda ha qualcosa da raccontare. Noi ci fermiamo per la pubblicità, è scomparsa il 10 agosto del 96. Poi c'è un saluto per Fabrizio, anzi apriamo proprio il servizio della messaggeria in questo caso, perché chi vuole partecipare può dare la solidarietà, che dice, sai, non è niente, secondo me è sempre invece una forza che viene trasmessa a chi in questo momento... come lei sta combattendo, vero? 342-415146, ripeto, 342-415146. Veronica le scrive, buongiorno, i genitori dovrebbero ricordare che loro si separano dai figli e devono ricordare che i figli poi divengono giudici implacabili, baci Veronica. Su questo poi risponde ovviamente Fabrizio Adornato. Rimanete con noi, perché allo studio si aggiunge anche l'avvocato Miraglia, l'avvocato Francesco Miraglia è l'avvocato di Adornato e del Foro di Modena, anche legale dei coniugi Chiamparini, a cui è stata allontanata la figlia per una presunta fatiscenza dell'abitazione. Anche questo è un fatto incredibile, dategli una casa popolare, dategli una casa diversa, poverini, ma che gli portate via la figlia?